Buonasera e benvenuti alla presentazione del libro di Renato Romano dal titolo Nanaia che non volevo. Il libro evoca sentimenti profondi di un ragazzo degli anni 80 che si trova a fare il militare. Sono tutti ricordi oppure magari hai preso da spunto da altre letture? Un po' autobiografico, questa è la domanda. Allora, sono in parte ricordi e in parte racconti che mi hanno raccontato e che io poi ho rielaborato con la mia fantasia e inserito nel libro. Nel libro erano molto importanti i sentimenti, no? Sia quelli positivi come l'amore, l'amicizia, l'affetto moderno, ma anche quelli negativi, la gelosia, l'invidia, la sopraffazione. Quanto è stato difficile rappresentarli attraverso il dialogo fra i personaggi? E poi diciamo, quale personaggio secondo te incarna di più una parte e l'altra? Non è stato molto difficile per me, perché la tecnica narrativa, quando tu scegli il libro, racconta la storia di Agostino. Agostino è un semplice ragazzo della metà degli anni Ottanta che praticamente non voleva fare il servizio militare. Chi lo voleva fare il servizio militare? Il servizio militare non lo voleva fare nessuno, però purtroppo quando arrivava la chiamata bisognava partire, non c'erano santi in paradiso. Agostino non voleva partire per due semplici ragioni. La prima perché non voleva lasciare quelli che erano i suoi affetti. I suoi affetti erano la madre e la sua fidanzata. La seconda era la musica, la sua sfegatata passione per la musica. Quindi il personaggio di Agostino in questa storia mi si impone, e come tutti gli altri personaggi. Quindi quando un personaggio ti si impone nella storia, certo, quindi tu non trovi alcuna difficoltà, quindi vai avanti nella descrizione. E quindi per me è stato facilissimo descrivere la vita di questo ragazzo, di questo musicista all'epoca in erba, nella metà degli anni Ottanta, e poi ovviamente raccontare anche gli altri personaggi, perché secondo me si sono proprio imposti quindi nella storia. Quello che dice lei è molto importante, perché si vede che il romanzo l'hai scritto strutturandolo prima di scriverlo, nel senso, molte persone iniziano a scrivere e poi dopo chissà dove andrà il romanzo, invece deve essere il centrale, cioè il protagonista. Scrivere un libro è un viaggio, certo, che l'autore fa ovviamente attraverso la fantasia, attraverso le sue conoscenze, ma anche per il lettore deve essere, certo, un viaggio per quanto riguarda la lettura. Per la scrittura l'autore anche quando si scrive è un viaggio che l'autore fa. E quindi se il personaggio ti si impone, la scrittura ti viene più facile, ti viene più semplice il modo di raccontare la storia.